Siamo strumento dell'associazione Sindrome al Cuore che si occupa di comunicazione e informazione, prima di tutti per l'esercizio dei diritti civili e il diritto alla conoscenza, quindi questa conferenza è in pieno, è in piena linea. Perché noi siamo un'associazione transpartita, traspartito, scusate, quindi significa che collaboriamo con tutti i partiti e tutti gli esponenti politici danno la possibilità di mettere in pratica le nostre attività. In questo caso oggi la Santa del Carrozzo arriva grazie all'impegno del capogruppo della Lega Maurizio Politti e del membro della coordinazione regionale Maurizio Santoni. Prima di cominciare, se siete tornati in commissione, direi a Politti di venire per un saluto. Intanto ringrazio Radio Radicale, Marco Media e gli altri giornalisti presenti per essere con noi anche in questo momento dove magari il tema è meno divertente di altri, ma è più importante. Grazie. Sicuramente più utile di tante opinioni che spesso avvengono qui dentro. Io vi ringrazio per l'invito, sono brevissimo e mi scuso, purtroppo ho in contemporanea una seduta di commissione. Volevo ringraziare Scella e l'associazione Senza d'accordo, tutti e tre i relatori che credo non so se fate una registrazione, poi c'è la mia premura. Ricordarla, sicuramente il tema è importantissimo, lo diceva prima Scella, è chiaro che va al di là dei partiti, perché in fondo la politica si dovrebbe occupare del bene comune. Penso che parlare di tumore al seno, della prevenzione, della lotta contro le idee politiche, comunque sia un diritto umano proprio, che secondo me viene anche prima del diritto civile, cioè garantire alle persone pure adeguate anche alla corretta informazione, che è quello che è alla base di qualsiasi fondamento umano, quello che dà l'umanità di una persona. Io vi ringrazio veramente per l'impegno con Scella, in realtà ci siamo conosciuti oggi, anche su Facebook spesso ci interfacciamo, è veramente un piacere, sono a disposizione, come penso in realtà tutta l'Aula, il signor Cesare, al netto della politica, sempre per supportare queste iniziative, per far sì soprattutto che tante donne in un momento purtroppo che dal punto di vista scientifico conosco veramente molto molto poco, che c'è questa per partire una campagna da parte dell'ASL Roma 1, che sicuramente meritoria, siamo a disposizione per quel poco che può fare l'ente locale verso ogni istituzione, mette quello che ha le sue competenze, quello che può fare ognuno secondo le proprie responsabilità. Noi siamo a disposizione. Grazie. Dare la parola a chi veramente conosce il tema, anche per arginare le fake news e le informazioni scorrette. Abbiamo con noi la dottoressa Luciana Dragone dell'Afro Roma 1, coordinamento del programma Screening, il professor Fabio Santarelli di Ponteo, che è del Dipartimento di Chirurgia Plastica dell'Ospedale Sant'Andrea e la Facoltà di Medicina e Psicologia Sapienza dell'Università di Roma, Maria Grazia Punzo, che è la presidente di Battaglia Rosa Onlus. Non è con noi il colonnello Cavalli, l'editore che collabora con Senza Barbodo, ma ha un suo breve messaggio. E ringrazio anche Roberta Menasecca, che è un curatore d'arte, oltre che un ufficio stampa, si inserisce benissimo in questo contesto e nella festa di Senza Barbodo, che vi illustrerò brevemente dopo. Lascio subito la parola alla dottoressa Luciana Dragone. Avremo delle slide, quindi chiedo solo se è possibile spegnere la luce. Facciamo un anno di limiti a della popolazione che è in fascia parte, se quello che ognuno
Quali sono questi tre tumori? I tre tumori sono il tumore della mammella, il tumore del cono retto e il tumore del cuore dell'utero. Perché abbiamo scelto questi tre tumori? Perché sono non solo i più frequenti nella popolazione, ma anche perché hanno un tasso di latenza abbastanza lungo nella loro patologia e quindi insomma, è possibile fare dei test per avere una diagnosi precoce, quindi trovare delle lesioni precancerose che fanno in modo che in alcuni casi, come nel cancro del colon retto e nel cancro del cuore dell'utero, si diminuisca addirittura l'incidenza, mentre nel caso del mammografico si diminuisce la mortalità. Quindi in fin due incidenza e mortalità, la seconda soprattutto la mortalità. Allora, come noi invitiamo le persone del mammografico dall'età che va dai 50 ai 69 anni. Però attualmente, a richiesta della donna, possiamo far rimanere screening anche le donne che hanno dai 70 ai 74 anni. Partirà a breve la campagna dell'ottobre rosa, che avviene tutti gli anni, fatta dalla regione, in cui noi forniamo delle agende di mammografia, quindi la possibilità di fare le mammografie alle donne dai 45 ai 49 anni che vengono praticamente possono telefonare al call center e noi li mettiamo in agenda e avranno l'esenzione perché quando arriveranno lì è tutto completamente gratuito e ci sarà un medico che farà l'esenzione di 3.01. Appunto, i nostri programmi sono tutti gratuiti dall'inizio alla fine, che significa che i test di primo livello che noi eseguiamo sono la mammografia del mammografico, il test PAP-test dell'HPV per il test del cancro del cervicocarcinoma e la ricerca del sangue appunto per il test del colon. Questo è il test di primo livello. Se un test di primo livello è in positivo o comunque prendiamo lo screening mammografico, i nostri repertatori, perché una cosa che è importante da dire è che i nostri repertatori sono sempre due, sono due radiologi che in quel momento non conoscono la paziente, non si parlano e vedono la stessa LASL. E ugualmente succede per i vetrini e ugualmente succede poi per le consulenze. Nel caso del loro screening mammografico, ci possono essere dei dubbi di uno dei due radiologi, allora la signora viene chiamata da noi del coordinamento e fa un esame di secondo livello. Per noi gli esami di secondo livello partono dall'ecografia, che possono arrivare alla biopsia, al mammo, tutto gratuito, fino ad arrivare alla diagnosi. Nel momento che poi si parte alla diagnosi, nel caso sia effettivamente un tumore, c'è la possibilità di arrivare al terzo livello, che significa di essere operati in uno dei nostri centri di serologia. Noi abbiamo un centro di serologia dell'ASL, uno che Santo Spirito, c'è il centro di serologia del Sant'Andrea, c'è il centro di serologia del San Giovanni, del Comune di Converto e di Vico. Quindi alla signora vengono, se fa il percorso da noi e quindi viene praticamente vista da noi, viene comunque offerta la possibilità di essere operata in uno dei 500. Cosa dire di più? Ecco, guardiamoci in queste slide. Queste slide purtroppo ci dicono che nonostante tutti i nostri sforzi, in effetti la lesione che noi abbiamo è estremamente bassa, il che significa che con quel programma di salute con una lesione così bassa non funziona, perché noi mettiamo molte risorse e quindi anche dal punto di vista economico mettiamo. E così non reggiamo l'impatto, perché diciamo questi sono dati di adesso, cioè noi abbiamo una popolazione con lo screening mammografico che è di 77.000 persone nell'anno. Gli impieghi che noi abbiamo fatto fino adesso, quindi dobbiamo ancora finire i calcoli, sono 69.236. Hanno risposto 18.000 persone, quindi solamente il 19,6%. Vedete al lato l'indicatore regionale di astensione dei impieghi è il 90%, quindi noi ci capiamo tranquillamente. Mentre l'indicatore regionale della copertura parte da 35 e deve arrivare a 59, e noi siamo veramente. Io ho portato anche gli altri dati, perché mi sembra interessante, anche se qui focalizziamo soprattutto sul primo terzino, ma insomma, è interessante anche lo screening citologico. Noi abbiamo una popolazione dati di 101.000 persone, il BTG
generati sono 85.000, quindi 84%, arriveremo anche qui al 90%, i rispondenti sono solo 14,4 adesso e dobbiamo partire da 25 fino a 49%. Peggio di tutti è il nostro screening colorato, che invece può essere uno degli screening più importanti, perché basta trovare una piccola lesione o un piccolo colico e toglierselo ed è polipo, il tumore non è più, insomma, cioè, quindi diciamo che la popolazione è di 168.557, i miei sono già un 94%, ma abbiamo solamente l'11,6% di indicatore di adesione. I dati invece, questi sono i dati di adesso, quindi speriamo che da qui fino a dicembre qualcosa un pochino cambi, però non tantissimo, arriveremo sempre al di sotto dei 20, per esempio per il colorretto, forse avremo qualcosa in più sul citologico, il mammografico si arriva al 29, facciamo, danziamo tutti. Andiamo avanti, adesso facciamo vedere i dati consolidati del 2017. Nel 2017 abbiamo avuto il 22,3% di persone che hanno aderito alla mammografia. Andiamo avanti. Il citologico invece nel 2017 è andato abbastanza bene, è riuscito l'unico che è riuscito a superare il livello regionale, che era 26,5, ma quest'anno stranamente siamo calati di 5 punti. Il 17,3 è un classico del colorretto che ormai praticamente siamo stati su questo. Questo che significa? Significa che molta popolazione non è che non fa lo screening, lo fa opportunissimo, nel senso che sicuramente la mammografia se la fa, probabilmente il pap se la fa, ma mai il test dell'HPV non se lo fa, e forse la mammografia non se la fa neanche con tutti i crisi di vista da persone come i maschi radiologi che hanno 5.000 mammografie all'anno per poter fare quel letto. E quindi va anche a pagare sicuramente, perché questo è il problema. Allora, noi abbiamo deciso di fare una campagna di comunicazione sui screening. Questa campagna di comunicazione sui screening partirà già il 26 di ottobre, perché andremo al mercato Esquilino. Al mercato Esquilino è un mercato che sta vicino a Santa Maria Maggiore, tra le più grosse, dove abbiamo una postazione da credo 2 anni di informazione sulla salute riguardante soprattutto le malattie croniche degenerative, di diabete, di ipertensione, ma il quarto venerdì di ogni mese c'è la salute della donna e quindi vengono date delle informazioni, ci sono i colleghi del consultorio che sono lì presenti al mercato e date delle informazioni sul pap test e sul test dell'HPV. Noi abbiamo deciso di andarci in 3 date, il 26 ottobre, il 30 novembre e il 14 di dicembre, a presentare anche tutti gli screening, che ovviamente non mai, in maniera tale da poter dare delle informazioni e poter stare in un luogo dove c'è parecchia utenza. Faremo questa campagna che sta per partire, infatti prenderà in considerazione sia i mercati, torneremo a Porte di Roma, che è uno dei mercati che sta nel nostro territorio, e in altri mercati grossi dei nostri distretti territoriali, ma soprattutto porteremo gli screening nelle farmacie. Porteremo degli sportelli, come chiamiamo noi, degli sportelli nelle farmacie, per dire ci metteremo in alcune farmacie che abbiamo scelto, con dei criteri che sono di questo tipo, abbiamo scelto le farmacie che sono quelle più partiamo con la campagna delle farmacie a più alto traffico di utenza, e quindi quelle più centrali che sembrano ormai i supermercati, e poi per poi ripiegare nelle farmacie più piccole, quelle che sono i luoghi più disagiati della nostra ASA, che sono tante, però che sono comunque dei punti di riferimento degli utenti, perché le farmacie sono molto importanti. E lì porteremo tutte le nostre informative. Ecco, io credo che l'importanza della comunicazione nel caso degli screening sia tutto, cioè perché penso che le persone non sanno che possono telefonare, avere immediatamente una mammografia, avere un pap test, fare una colposcopia nel caso che ci sia un risultato positivo del sangue occulto, cioè, e che tutto questo avviene gratuitamente e attraverso un percorso che tentiamo sicuramente di tenere un percorso di qualità, proprio perché i nostri tecnici sono appunto
devono fare delle performance per poter entrare nel percorso settimanale. Io faccio per caso del tempo. Allora, grazie alla dottoressa. Sicuramente poi anche dal pubblico qualcuno vorrà chiedere, perché trovo veramente impressionante che uno sforzo così grande cercando di comunicare qualcosa di così importante, cioè l'elefante porta di scelta Polino, questa va dare un baratto preoccupante soprattutto. Il professor Fabio Sintene di Pompeo, vi lascio la parola. Quando io ho incontrato sempre telematicamente una sua paziente, una donna penso di essere anche abbastanza informata. Quando mi ha spiegato quello che lei aveva, quello che le era successo, il suo percorso con il tumore, mi sono sentita veramente un'ignorante in materia quale sono, ma cerco in questo modo di documentarmi. E il professor Santanelli di Pompeo mi ha veramente concesso un'intervista che per me è stata molto preziosa e ha tolto un velo su un tema che proprio non immaginavo potesse succedere qualcosa di questo genere. Quindi lascio qui la parola, se ha bisogno di... Sì, cavo, provo a vedere se si riesce a connettere. Arriva fin qua il cavo. No, altro tessuto autologo della paziente, come può accadere con l'utilizzo
utilizzando il muscolo della schiena e della dorsale, si camuffa di più la ricostruzione, quindi il risultato estetico è migliore e soprattutto si riducono quelle che sono le complicanze legate alle terapie aggiuntive, quali la radioterapia. La radioterapia determina un conflitto notevole con l'utilizzo delle protesi mammarie, quindi in caso di ricostruzione con protesi mammarie e radioterapia le complicanze raggiungono il 50%, che di per sé è folle proporre qualcosa che una volta ti va bene, una volta ti va male. Personalmente non ho mai fatto scelte terapeutiche del genere. Oltre questo aspetto, diciamo, delle tecniche miste, ci sono delle tecniche invece che utilizzano unicamente i tessuti autologhi della paziente, e queste tecniche sono sicuramente quelle di prima scelta da offrire alla paziente, in quanto non si ricorre all'uso di estranei che danno fastidio e quindi di protesi che vanno incontro a tanti problemi che possono essere la rottura, la rotazione, la reazione della corpo estranea con la contrattura capsulare, non in ultimo quello che stiamo da anni studiando, addirittura anche l'insorgenza dell'infoma anaplastico all'apicello dovuto alle protesi mammarie. Sono tutte informazioni che purtroppo rimangono troppo riservate perché fanno forse poco appeal dei media, però allo stato attuale sotto lo studio che in Italia abbiamo 32 casi di pazienti portatrici di protesi mammarie che sono andati incontro all'infoma anaplastico a larghe cellule, che è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Salute l'anno scorso come terza categoria di linfoma anaplastico, quindi ci sono linfomi anaplastici RK negativi, RK positivi e il breast implant associated da una plastica da serie di fondo. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Salute ha riconosciuto che le protesi mammarie possono causare questo linfoma. Sono tutte informazioni che non devono controindicare l'uso delle protesi mammarie, ma devono essere fornite alla paziente all'atto della ricostruzione, perché la paziente deve essere ben consapevole di che cosa avrà incontro. Allo stesso modo possono essere evitate queste protesi utilizzando tessuti autologhi della paziente. Ci sono interventi più semplici che possono far leva sulla semplice liposuzione. La chirurgia estetica paradossalmente è sempre venuta in aiuto alla chirurgia ricostruttiva. Sono considerate la stessa cosa, si parla di chirurgia plastica senza scindere l'estetica dalla ricostruzione. Perché se noi parliamo di ricostruzione mammaria, noi non ricostruiamo una funzione, perché la mammella ricostruita non ha l'altra, noi ricostruiamo estetiche, quindi dal mio punto di vista la ricostruzione mammaria è un intervento di chirurgia estetica, ha una finalità puramente estetica, magari il reimpianto di un arto ha una finalità estetica e funzionale, perché ci si cammina, ci muove, si usa la mano e chiaramente è più bella una persona con tutte quelle gambe che con una gamba sola, quindi ha una doppia finalità, però come vedete il confine tra estetica e ricostruttiva è inutile, è capzioso trovarlo, non dovrebbe proprio essere ricercato, perché chirurgia plastica dalla radice greca del verbo plasso, fatto, significa chirurgia delle forme e la forma è estetica e chiaramente è integrata anche la funzione. Le ricostruzioni, come dicevo, con la liposuzione trovano delle ottime indicazioni quando la paziente magari ha una mammella piccola e viene sottratta la mammella, viene conservato il tessuto cutaneo e il complesso della gola capezzola, che è una metodica che oggi viene frequentemente utilizzata, che si chiama mastectomia nipple sparing, con conservazione della cute e del capezzolo. E chiaramente questo tipo di mastectomia, che è stata descritta da un chirurgo plastico americano, Brian Todd, dà la possibilità di accedere a delle possibilità ricostruttive dal punto di vista estetico notevolmente importanti, perché si riesce a ricostruire un'immagine praticamente equivalente a quella precedente all'intervento. E questo deve essere conosciuto perché facilita l'accesso allo screening, non è più la paziente che scappa dalla possibile brutta notizia, ma ci va incontro consapevole del fatto che può anche risolvere in maniera esteticamente eccellente. E questo significa prelevare il tessuto adiposo magari in zone dove non è gradito e ritrapiantarlo al posto della mammella dove è graditissimo ed è atteso. Quindi è una tecnica estremamente vantaggiosa che risolve il problema estetico contemporaneamente a quello ricostruttivo della mammella nell'evento sfortunato del carcinoma. Poi ci sono altre tecniche che sono molto più sofisticate come quella che vi presenterò e che è bene che le persone conoscano, e che è una tecnica che viene utilizzata molto frequentemente, quantomeno nella nostra unità operativa in Italia molto molto poco. Purtroppo richiede una competenza professionale elevata, un'esperienza notevole, soprattutto per mantenere i tempi di durata bassi dell'intervento e per ridurre i rischi alla paziente.
Pensate che in Finlandia il 90% delle costruzioni mammarie sono fatte con questa tecnica. In Italia forse lo 0, non so che cosa. Noi a Sant'Andrea l'85% delle pazienti sono ricostruite in questo modo qui. Quindi siamo una piccola Finlandia, però purtroppo fin tanto che non si conosce l'esistenza della metodica, fin tanto che le donne non la richiedano, è difficile che la cosa possa mai andare avanti. Quindi vi voglio presentare questa metodica. Noi abbiamo un acronimo a questa metodica che si chiama DIEP, che significa Deep Inferiority Gastric Perforator Flap, e l'equipe che esegue questa metodica si chiama Equipe IRMA, di cui sono responsabile dall'acronimo, la donna delle nostre pazienti, intervento restitutivo della mammella, perché si restituisce una mammella vera e propria. E la eseguiamo, vi faccio vedere in cosa consiste. Se non c'è audio si riscono subito, Ci dovrebbe essere. Sì, sì, perché non era collegato, si stanno collegando. Così tutti. Allora ricominciamo anche. Anche privatamente, perché lo seguiamo presso la clinica Sanitrix, e anzi ritengo che
sia importante dirlo, perché ci sono molte persone che sono abbienti, hanno la possibilità, magari inutilmente vanno a ingolfare le liste d'attesa dell'ospedale, perché hanno un'assicurazione a disposizione, quindi paga tutto l'intervento e magari preferiscono andare in ospedale piuttosto, senza un valido motivo, ed avere la diaria dall'assicurazione piuttosto che consentire a qualcuno che non ha la possibilità di accedere più facilmente all'intervento. Ovviamente se si ha la neoplasia in atto riusciamo a gestire, secondo quelle che sono le linee guida internazionali, l'intervento nel giro di 2 mesi e mezzo più o meno, che non è rapidissimo ma non è nemmeno molto. Se è già stata asportata la mammella e quindi ci ha, come spesso capita, abbiamo delle ricostruzioni mammarie che hanno un insuccesso legato alla radioterapia, queste pazienti già mastectomizzate patiscono una lista d'attesa che è assolutamente inaccettabile, perché oltre 2 anni di lista di attesa, quindi è un diritto violato. Ma purtroppo siamo in molti pochi, non solo nella nostra unità operativa, molti pochi a fare questo tipo di intervento in Italia. Quindi vi ringrazio e sono disponibile per le vostre domande. Yeah.
Quello che non ci dicono quando appunto ci ammaliamo e affrontiamo le terapie, arrivati a essere informati, ed è per noi sempre occasione di crescita quando partecipiamo a questi convegni, perché veniamo in contatto con delle persone esperte del settore che ci illuminano, no, su tanti aspetti che magari noi non conosciamo. Però quello che non ci dicono è che effettivamente dopo questo stravolgimento in qualche modo ti devi reinventare e devi tornare alla vita di tutti i giorni, cioè devi continuare a lavorare, devi continuare a crescere i figli, cercare di avere una vita affettiva con i compagni, con i familiari, con tutti, e soprattutto capire fisicamente io fino a dove mi posso spingere, che tipo di attività posso fare, qual è il mio limite, cioè la malattia mi ha posto un limite e mi ha cambiato la vita, dopo che cosa posso fare. Quello che ha offerto questo dottor McKenzie, che vedete in questa foto, che è stato anche ospite a Lifo a un convegno a novembre dello scorso anno, praticamente è stata proprio l'idea di dire ti metto in mano una pagaia, ti rendo motore di una barca, riusciamo a essere squadra, quindi tutte insieme pagaiamo, e abbiamo in questo modo la possibilità di come dire, superare quel tradimento che il corpo ci aveva in qualche modo imposto con la malattia e riuscire a fare qualcosa di incredibile. Il movimento in questi ultimi 22 anni si è diffuso a macchia d'olio in tutto il mondo. In Italia le Pink Butterfly, di cui faccio parte, e poi appunto l'associazione Pagaia Rosa che gestisce questa squadra di donne, sono state il primo equipaggio nato in Italia nel 2003. Da allora praticamente le squadre in Italia ne sono nate tantissime, oggi siamo 25, stiamo per partire oggi perché domani c'è un trofeo a Bari organizzato dalla LIFT, il secondo trofeo che viene organizzato dalla LIFT di Dragon Boat, un festival a cui parteciperanno una quindicina delle squadre italiane. Siamo reduci dalla partecipazione a Firenze di un festival al quale hanno partecipato migliaia di donne provenienti da tutto il mondo, e quello che volevo dire è che noi nel nostro piccolo, diciamo aiutandoci con progetti finanziati dalla Susan Komen e anche dalla Regione Lazio, a volte per la normativa del terzo settore, eccetera, cerchiamo in qualche modo di far uscire anche qua, dare una valenza scientifica a quello che facciamo. Quello che fa questo sport per noi a livello psicologico, noi lo sappiamo bene e si vede, perché insomma è un'attività che appunto ci porta, come dicevo, a ricordare la vita, ma quello che ci interessa anche approfondire e soprattutto usare come biglietto da visita quando poi ci troviamo a contatto con i medici e che devono poi in qualche modo convincere le donne a pagaiare, o perlomeno gli devono dire guarda che lo puoi fare, è proprio quello di fare qualche piccolo studio scientifico offrendoci noi come cavie, e i risultati di questi studi in effetti sono stati molto incoraggianti e abbastanza interessanti, perché anche se appunto l'attività che fanno molto, questa pagaiare è un'attività impegnativa e comunque anche come dire, fisicamente abbastanza importante, non c'è il rischio di infede, ma anche appunto il rigonfiamento del braccio dovuto alla sportazione dei linfonodi ascellari, soprattutto c'è un livello diciamo, di produzione di endorfine, ma anche il livello di stress ossidativo, abbiamo fatto anche un'analisi con una biologa, insomma, diciamo che è positivo perché la riproduzione cellulare è più veloce, ma è diciamo quella buona, la ricostruzione tissutale dopo l'intervento, eccetera. Mi piacerebbe però poi chiedere al dottore se dopo un intervento di DIEP si potrebbe ancora bagagliare e dopo quanto tempo? Questo mi piacerebbe sapere. Dopo un intervento di DIEP si bagaglia meglio, perché non c'è corpo estraneo che limita la funzione del muscolo pettorale. Il muscolo pettorale riceve nella migliore delle ipotesi l'espansore. Per mettere l'espansore bisogna disinserire il muscolo pettorale dalle inserzioni esternali e da quelle più caudali sulla fascia del muscolo retto, quindi si perde la funzione del muscolo pettorale in parte. E inoltre si crea una capsula che ha una reazione connettivale cicatriziale della protesi sul muscolo pettorale, quindi ogni qualvolta si pagaia il muscolo tira la protesi, questo può determinare l'insorgenza di sieromi, può determinare l'insorgenza di ematomi, sanguinamenti, strappi muscolari,
tutte problematiche che conoscono con il demodio e poi non si verificano. Questo è importante, dobbiamo saperlo, perché appunto quando accogliamo le donne in associazione, a parte io stessa comunque ho una protesi e pratico questa attività da 11 anni, e effettivamente c'è la problematica della questione sul muscolo elettorale. Comunque mi farebbe piacere approfondire, perché quando da lì vengono appunto le donne, sapere e capire qual è il momento anche giusto, no, per loro, per poter salire in banca, anche secondo il tipo di intervento a cui si sono sottoposte, molto interessante. Ok, e io vi ringrazio, diciamo appunto, per ogni occasione che ci viene data per far conoscere l'attività della nostra associazione è fondamentale. Il messaggio che lascio è quello che appunto, se conoscete donne che appunto hanno incontrato la diagnosi del tumore al seno, datele un messaggio di speranza, dicendo che dopo si può tornare anche a fare sport in maniera soddisfacente, soprattutto con un gruppo di donne che sanno di che cosa si tratta, quindi siamo tutte, diciamo, sulla stessa barca. Nella nostra intervista mi piacerebbe poterla approfondire.
parlava della ministra della salute. Veramente cosa bisognerebbe fare per riuscire a spiegare quello che voi fate e come è possibile accedere. Io trovo straordinario il vostro lavoro, tutto quello che fate voi. Sono molto seduta dalla medicina e quando me ne hanno parlato ho pensato immediatamente a una donna che psicologicamente uno non vive il lutto della mancanza, la perdita di una parte del suo corpo, ma non ha nulla di estraneo dentro di sé. Quindi io le trovo unico la notizia di evitare ai 420 e purtroppo sa che non è così. Però mi chiedo la ministra che cosa potrebbe fare, in Italia cosa potrebbe fare. L'Italia cosa avrebbe potuto fare? Evitare di sottrarre fondi alla ricerca, all'università, perché noi paghiamo uno scotto di anni e anni di sottrazione di fondi, non c'è formazione di personale. Io con difficoltà mantengo, grazie all'attività privata, alcuni medici che sono disoccupati da 15 anni e che mi aiutano a fare questo intervento nell'azienda. Un contrattino ridicolo che neanche un apostolo prenderebbe. La situazione è questa. La ministra cosa dovrebbe fare? Di concerto con il Ministero dell'Università sicuramente, promuovere sulla formazione culturale, sostenere i centri di eccellenza. Difficilmente vengono a conoscenza che esistano dei centri di eccellenza, eppure sono 12 anni che io faccio un congresso del Ministero della Salute, una volta ogni 2 anni, sulla ricostruzione mammaria. Ho sistematicamente invitato i ministri, ovviamente per l'educazione essendo ospite loro, non sono mai venuti, è venuto sempre qualcun altro. Più di andare in casa loro a dire le cose, insomma, non posso neanche lanciare il piede alla finestra. Però inviterò anche quest'anno il ministro della Salute, vedremo una risposta e cosa dirà. Mi auguro una maggiore sensibilità dal punto di vista del problema, essendo donna il ministro della Salute. Avremo un po' di attenzione dal sottosegretario Martini della Lega, tanti anni fa, col quale iniziamo un po' a fare qualcosa, e forse grazie a lei sorse il problema dell'infoma anastica della ricerca della pressione mammaria, perché prima contatto lo avevo con il sottosegretario Martini. E questo potrebbe fare, potrebbe rendersi conto che dovrebbe credere nel fatto che c'è un centro d'eccellenza a Sant'Andrea che ha una copertura organica del 33% in meno, quindi una scopertura del 33% in meno dalla data di apertura dell'ospedale e della unità operativa, mai coperta, mai con un concorso. E così non lo so cosa si può fare. Io mi auguro che voi non perdiate la speranza, la voglia di continuare, perché quello che fate è straordinario. Tutti. Maria Grazia, Alfonso, i donne che arrivano hanno paura all'inizio. Come sono sicure, hanno paura di approcciarsi, hanno già vissuto un percorso difficile e poi vogliono magari spronarsi dalla famiglia, dei figli, vogliono continuare a vivere come in questa volta in più. Come ci si avvicina loro, come ci si approccia, come gli si parla? Stanno in complicazioni, no? Cioè, in modo diverso di parlare di qualcuno che sta soffrendo e si sta soffrendo. Allora, diciamo che noi partiamo avvantaggiati perché avendo già vissuto, no, questa esperienza, in qualche modo si sviluppa una sensibilità per cui è più facile parlare a un'altra persona che la sta vivendo. Quello che vedo io, soprattutto, allora, ci sono ragazze purtroppo molto giovani. Io ho in associazione una ragazza che si è ammalata a 22 anni e una ragazza che si è ammalata a 26. E per una fascia media è dai 45-55, però i casi adesso scelgono. Per le ragazze molto giovani è difficilissimo, per fortuna, trovare delle coetanee con cui condividere un'esperienza del genere. Quindi quando si avvicinano a noi, cercano un po', non tanto la figura più adulta, no, della mamma, proprio la figura del confronto, perché hanno necessità di approfondire qualcosa che per loro è totalmente sconosciuta. Quindi per una ragazza molto giovane io penso che sia altamente traumatizzante la diagnosi di tumore al seno, perché il corpo è appena cambiato, nasce dall'adolescenza, se lo ritrova già trasformato.
secondo me è assolutamente impreparata ad affrontare. Le donne che hanno dei figli hanno paura soprattutto di lasciare questi figli, purtroppo noi abbiamo perso delle amiche e in qualche modo cerchiamo anche di rimanere vicino alle famiglie, a questi ragazzi che non hanno più la madre, quindi anche lì le donne che hanno dei figli effettivamente arrivano con una, anche forse con un'aspettativa particolare, no? Che è quella di poter trovare anche una sicurezza, un conforto. In generale noi cerchiamo comunque di andare oltre, cioè il fatto che li mettiamo in barca, li mettiamo una bagaglia in mano, li cominciamo a dire vai, devi essere il motore della barca, devi camminare, devi fare, si trovano, come dire, un po' anche messi in mezzo, no? Anche un pochettino in maniera totalmente diversa rispetto a quello che fanno magari altre associazioni che comunque sono fondamentali. Noi partiamo appunto dalla riconquista del corpo, cioè tu hai avuto un problema, adesso questo problema lo superi insieme a noi e lo superi perché ti diamo uno strumento che è appunto la pagaia, che poi ci consente, ripeto, di fare dei viaggi, ci consente di sviluppare tra di noi delle amicizie, anche delle, come dire, di fare delle esperienze bellissime insieme. Quindi io penso che serva comunque molta attenzione nel post, diciamo, decorso ospedaliero e terapeutico, perché c'è una grande carenza, soprattutto di come poi la donna lavorativamente si deve rimettere in gioco affettivamente, perché l'abbiamo detto, poi la ricostruzione è fondamentale, perché una donna con un seno rovinato, insomma, effettivamente si sente sicuramente meno male, quindi ha difficoltà, io penso a volte proprio a continuare a farsi amare, perché magari non ama se stessa, quindi è fondamentale l'immagine del corpo che una può avere. Quindi, diciamo che noi lo facciamo con la nostra esperienza, non abbiamo altri strumenti. Penso che la chiave sia di non riuscire a farsi amare per farsi amare. Questo sia veramente la chiave. Allora, io ho invitato, ho chiesto di venire Roberto Della Secca e a Brunello Cavalli, che è il nostro editore, che purtroppo non c'è, perché ha un piccolo intervento. Apparentemente potrebbe non c'entrare nulla, una curatrice d'arte e un editore. Invece nel nostro stile, noi una ricetta, cerchiamo di affrontare sempre tutto con la cultura, con la conoscenza, con l'arte, con la musica, con la violenza, con tutto quello che noi abbiamo, anche per aiutare ad amarci un pochino di più, per essere amate. In questi giorni Senza Barbot festeggia 6 anni, siamo nati su una piccola piattaforma gratuita perché nessuno ci dava spazio per comunicare cose sui diritti di famiglia, se non parlavamo di ben altro. E oggi Senza Barbotto è diventato un luogo di informazione che ha anche qualche migliaia di visite, tanti blogger che sono arrivati da noi, la redazione delle Marche che è appena stata avviata, ci vediamo grazie a Giuseppina Gardella e Nico Magnoli, che sono arrivati anche qui oggi dalle Marche, e quindi abbiamo deciso fare una grande festa legata comunque a questo tema. Quindi le pagaie rosa saranno con noi il 29 di settembre, faremo anche una sfilata per dimostrare quanto si può ancora amare, quanto si può essere felici di vivere e di combattere. Senza Barcode aveva in letto a febbraio 2 concorsi, un artistico con l'arte dipinti, fotografie, quadri e quant'altro, e uno letterario, quindi blogami, che aveva un limite di 1000 parole con un racconto breve. A Roberta, che è qui presente, è la curatrice artistica, d'arte che premierà il vincitore, e quindi Roberta, ti passo la parola per questo punto. Però mi interessa anche la tua opinione su quanto hai sentito oggi. Grazie, sono molto contenta di essere qui e ringrazio tantissimo Sheila per l'invito. Sì, effettivamente la mia presenza non è fuori luogo perché stiamo parlando sempre di bellezza e soprattutto di rinascita.
nascita, è quella, è quello strumento che mi permette di elevare lo spirito verso l'assoluto, verso la, anche la conoscenza. Quindi per me le due parole fondamentali nell'approccio all'arte sono la ricerca, la conoscenza e la ricerca della bellezza. Quindi assolutamente sono, non mi sento con il luogo e mi sembra come anche lo sport che ha qui. Io credo tantissimo sia abbia questa grande capacità salvifica, capacità di rinascita e anche di ritrovare se stessi, di ritrovare la bellezza interiore ed esteriore, anche l'arte ha anche questa capacità, che per me ha funzionato così nonostante non sono mai stata malata, però le malattie sono anche di tanti generi, che sono nel fisico anche nell'anima. E quindi continuiamo a portare avanti con tanti con tanti modi, con tanti strumenti, e questa ricerca della bellezza, dell'informazione e della conoscenza. E quindi anche durante la nostra presenza al COD ci sarà questa sfilata gli altri saranno messi a disposizione da una stilista che si chiama Jenny Samosa, ma che è anche una curatrice d'arte. E quindi rimaniamo sempre in questo ambito della bellezza, dell'estetica, che è fondamentale per la nostra vita. Parla di noi, parla del nostro rapporto con gli altri, nel rapporto con la società. E basta, grazie. Ti tengo a leggere brevemente il saluto di Cornello Cavalli, che premierà il vincitore di Broadway del concorso d'arte e pubblicherà il primo libro di Senza Barcode, che si chiamerà appunto Broadway 2018. Ci tengo perché Cornello è per me una persona molto cara. Dice: con piacere SBC, in direzione della sua casa editrice, collabora con Senza Barcode per la divulgazione dei valori che l'associazione ha portato avanti. Conosco Sheila Bob da molti anni, con lei abbiamo sviluppato diverse iniziative, a cominciare dal suo primo libro, La bestia stancata dell'animo, dedicato alla fibromialgia, una patologia da dolore cronico. Ho un po' il pallino delle persone che stanno. Altri progetti continueranno a considerare questa collaborazione e reciprocamente sono decisi soprattutto per impostare tematiche di impegno civile. Da qui per uscire presto nel prossimo libro, si tornerà Poveri Bambini, parleremo di programmazione di base, insomma, quello che è la base del cervello spesso di fatti bambini in fase di separazione. I temi della salute, del benessere e della prevenzione sono fondamentali per tutti noi e costituiscono valori che vanno tutelati, diffusi, promossi. Proprio in una fase come l'attuale, dove anche e soprattutto per il ruolo assunto dal web e dai social, si diffondono ogni giorno milioni di notizie incontrollate sulla salute e temi scientifici e medici, è fondamentale per chi a vario titolo opera nella salute, nella divulgazione, nella comunicazione, collaborare per fornire al pubblico informazioni sempre puntuali e soprattutto corrette. È quello che si prova a fare. In questo senso è meritoria l'azione che sta svolgendo Senza Barcode e SBC Edizioni, come casa editrice, di poter fornire il proprio piccolo contributo a una causa che riguarda ciascuno di noi. Per noi la presentazione di questa mattina va vista dunque come una fase di un percorso da portare avanti con costanza e tutti insieme, unendo competenze specifiche per il raggiungimento di un fine comune. Grazie Sheila Boppa e quindi grazie a Cornello. Vi rubo ancora un istante per un appuntamento che partirà da Roma e contagio della salute. Io ci tengo a parlare anche di questo, lo troverete in cartella stampa, ma secondo me è come parla Cornello, un percorso e quindi lo leggo volentieri. A novembre ci sarà Expo Salus Nutrition, scusate il mio pessimo inglese, e la prima fiera che coinvolge cittadini e professionisti per diffondere modelli di buona sanità. Fiera a Roma sicuramente si sta distinguendo per comportamenti di questo genere, quindi l'interesse nelle divulgazioni corrette. E l'anno scorso con il consigliere Cucinetti è anche amico di Senza Barcode, a volte è stato nostro ospite e lo sa ancora.
alla buona riuscita della festa del 29 settembre, dove appunto siete tutti invitati presso il Teatro Aurelio Milano di San Pio V, al numero 4. Dalle 20 in avanti ci sarà appunto la presentazione della prossima rassegna letteraria, Sesto Superpote, la prevenzione di droga di altre libertà nei nostri concorsi, la sfilata delle bagagli rosa, ci sarà il momento della vita dove chiederemo anche di fare un contributo sia alle persone presenti, sia a Maria Grazia e quanti altri vorranno unirsi. Si mangerà la torta, il buffet, insomma, state con noi, ci sarà molta musica e molta bellezza. Quindi grazie a tutti. Yeah. Detto questo, ringrazio Radio Radicale perché attraverso la loro registrazione di oggi io renderò alle mie amiche, ai miei amici medici e gli racconterò questa storia di cui non hanno assolutamente contezza. Quindi vi ringrazio e sono contenta di avervi ascoltato e di sapere che ci siete. Per me, se un giorno dovessi avere un problema del genere, mia figlia, un altro che mi conosca, posso dirgli guarda che ci sono delle persone molto preparate che possono aiutare. Grazie. Questo intervento mi fa pensare che veramente è stato utile questo incontro. Se ci sono altre domande. Io ho una domanda per la signora. Io faccio parte del Master Roma, questa mi hanno diagnosticato il tumore. A San Filippo, fatto tutto lì, ed è secondo me uno dei posti di eccellenza per ciò che riguarda dalla diagnosi a tutto il resto, come preparazione, come persone. E quindi questo io comunque lo dico sempre e vi ringrazio sempre. Però voglio dire che ho ricevuto anche gli inviti per gli screening, per cui io ho comunque aderito, ovviamente non la mammografia perché sono in un po' di cielo. Però è vero, io ho riscontrato, cioè io quando ero invitato, io comunque ho girato tutte le persone che conoscevo della zona, date a fare questi controlli, che sono gratuiti, quando ci permettiamo, la sanità non funziona, è tutto costa caro, eccetera. Quando arrivano e invece le persone non rispondono, e invece io vi ringrazio perché è un'ottima iniziativa. A proposito dello screening, volevo dire, c'è una cosa che ho sentito e che anche a me ha colpito, il fatto che poi dopo la mammografia o le non viene rilasciata la lastra. Su richiesta della paziente non rilasciamo il CT scan. Quindi si possono essere richieste? Noi lasciamo, certo, si può richiedere, lo si dice e non lo lasciamo. Perfetto, non solo, ma anche quando si fa diagnosi, c'è tutta la relazione fatta dalla radiologa e poi con tutti quanti i referti, eccetera, per cui si può andare appunto agli altri centri con questo tipo di. Il costo di un'operazione privato, a quanto ammonta di questo tipo di intervento? Da molto a moltissimo. Dipende se è solamente una mammella da ricostruire o due mammelle da ricostruire. Deve considerare che vengono coinvolti non solo la struttura ospitante per minimo 5 ore di sala operatoria viene considerata, anche se l'intervento dura intorno alle 4 ore, si considera sempre nel primo atto pre e post, quindi minimo 5 giorni di ricovero, quindi ci sono diversi migliaia di euro da parte della casa di cura e ci sono 4 chirurghi che operano in contemporanea, perché come il box Ferrari per cambiare le ruote un attimo
premio, bisogna metterci meno di un minuto o pochi secondi per poter vincere il gran premio, è esattamente un gran premio della vita della paziente, nella quale se ci si mettono 12 ore per fare la ricostruzione della mammella, iniziano a intervenire i rischi di infezione, i rischi di tromboembolia polmonare, che sono gravissimi per la sopravvivenza proprio del paziente. Se ci si mettono 4 ore, tutti questi rischi sono di gran lunga inferiori, quindi sono 4 chirurghi che operano contemporaneamente, diretti da me, ognuno sa quello che deve fare e si muovono tutti quanti ad unisono ben coordinati, in più due strumentisti specializzati su questo tipo di intervento, che non sono due strumentisti qualsiasi, sono due strumentisti che io ho addestrato. Tutto questo ha dei costi che superano, non so, 23.000 euro per l'intervento monolaterale, forse 35 bilaterale più o meno. Ovviamente bilaterale sono 6 ore e mezza di intervento, quindi 7 ore e mezza di sala operatoria, più o meno sempre 5-6 giorni di ricovero. E poi c'è una quantità di materiale altamente sofisticato che viene utilizzato e che noi abbiamo, per esempio, per il controllo immediatamente post-operatorio della perfusione del trapianto, perché è un trapianto di parte di organo, perché vengono prelevati i vasi e vengono riallacciati i vasi e quindi la pancia viene perfusa nella nuova sede che è quella del torace. Va fatto un controllo capillare ogni ora. Quindi ogni ora vanno sostituiti dei prelievi con un'apparecchiatura molto sofisticata. Siamo gli unici che ce l'abbiamo in Italia, a Sant'Andrea e privatamente alla Santrix. I reagenti hanno dei costi molto importanti. E nel pubblico ogni tanto ci fermiamo con l'apparecchiatura per vere burocratiche di approvvigionamento dei reagenti e banalità del genere, però ce l'abbiamo e funziona. Quindi insomma c'è una tecnologia per arrivare a 4 ore di intervento chirurgico e 99.7% di successo, che è enorme. C'è un personale infermieristico addestrato a fare i controlli nella notte ogni ora, per 24 ore, ogni 2 ore per le seconde 24 ore, fino ad avere la dimissione e quindi aggiornare. Grazie.